Sì, sì, speriamo che adesso questa sera col concerto di Bob Dylan gli dia le giuste note per riuscire... Per il corpo, ecco, per l'interiore del corpo, non per... E l'altro lui la dà per la psicologia, che è fantastico. Cominciai alle 10:30, ma sono partito alle 9:15, poi 9:30, poi è andato a prendere la benzina. Quello sul quale punteremo di più credo che saranno le immagini e le impressioni delle persone, anche perché diciamo Bob Dylan vuol dire qualcosa che è, penso, quasi ridicolo per un giornale mettersi a fare la critica, se non hai veramente uno che sa quello che dice, ma in senso elevato, è più facile fare, che ne so, puntare sull'immagine e sulle impressioni di chi lo va ad ascoltare. È stato un percorso iniziato anni fa, quando per la prima volta abbiamo scritto un'email al suo manager proponendogli questo folle progetto e abbiamo ricevuto una risposta di due parole: not available. Perché l'anno scorso c'è stato l'incontro, prima con l'agente italiano e poi con Adolfo Galli, Alessandro Galli, che è stato veramente il produttore di questo concerto, ci ha dato una mano in tutte le sue fasi. E da questo incontro poi, che sembrava assolutamente surreale, perché siamo partiti in due, insomma, smandruppati come siete voi e come siamo noi, andare a Londra in un ufficio con poltrone frao, bicchiere di vino, di whisky, è tutto molto, molto anche tremenda la cosa, no? Perché arrivi lì e dici: no, ma sono venuto proprio a fare nulla, no? Sono venuto a perdere il mio tempo. E poi a un certo punto gli abbiamo raccontato il festival, non si sapeva se c'era interesse o non c'era interesse, a un certo punto la gente mi ha detto, Barry Dickens, mi ha detto: ma per caso tu fumi? Noi ci siamo spostati da questo ambiente tutto lussuoso che era il suo ufficio, in una specie di sottoscala con merda di piccione. Io mi sono trovato subito più a mio agio, abbiamo cominciato a fumare come dei turchi, abbiamo un po' rotto il ghiaccio e ci siamo parlati. Io credo che sia nata una simpatia verso questo progetto, l'idea di fare qualcosa. Ma sapete, Bob Dylan è uno che ha inventato il rock, ha inventato il folk, ha inventato tutto quello che c'era da inventare, ha reinventato il country, ha fatto tutto quello che c'era da fare. Una persona come Bob Dylan non deve più dimostrare di essere una rockstar, può scegliere di fare cose e di stupire. Io credo che sia un grande artista proprio perché è un artista che è capace di stupire. Mono Vox ha scritto una volta di Bob Dylan: Bob Dylan, una delle ragioni per cui amare Bob Dylan è che prima o poi verrà a cantare nella tua città. Quando noi abbiamo saputo che veniva Bob Dylan a Barolo, ci sembrava una cosa veramente incredibile, impossibile, tant'è che lo dicevamo ai nostri amici: indovinate chi viene a Barolo il 16 luglio, tra pochissimo, concerto qua. E tutti dicevano cantanti anche famosi italiani, ma quando dicevamo Bob Dylan rimanevano, come dire, pietrificati, perché è un mito. Bob Dylan rappresenta una storia, una nostra storia. Io, appunto, avendo quasi 65 anni, ricordo bene quando Bob Dylan è diventato Bob Dylan. E Bob Dylan viene qua in un paese che ha subito una trasformazione incredibile grazie proprio alla tenacia dei suoi abitanti. Pensate che questo era un paese poverissimo, vi ricordate Pavese, cosa scriveva, e dove pensate che la domenica qualche volta c'era l'acciuga da mangiare insieme alla polenta.
Ci sono delle persone che hanno la mia età, che hanno visto il mare, e me lo dicono ancora adesso, quando avevano 20 anni, perché non avevano i soldi per andare al mare. Poi poco per volta dalla campagna si è trasformato in attività industriale, poi in attività anche di servizi, poi ci sono le grandi imprese qui intorno. Insomma, questa è diventata una zona incredibilmente ricca, ma ricca di lavoro. E quindi io penso che questa sera Bob Dylan rappresenti il successo di questo paese, che è riuscito a portare in questi anni la sua popolazione da un livello basso di vita a un livello alto, ma soprattutto un grande livello culturale, perché questa sera mi sembra che ci sia anche cultura qui, non è soltanto uno spettacolo, è cultura. Certo, ma dove bisogna guardare? Lì? Lì. Il paese è un piccolo paese, abbastanza articolato in piazze e piazzette. Comunque qualcuno è preoccupato così del numero delle persone che spettatori, partecipanti, che sia troppo gravoso per le condizioni normali del paese, per il suo assetto, e altri come il sottoscritto che sono più fiduciosi, perché devo dire, con l'aiuto dei volontari, delle forze dell'ordine, della questura e di Collisioni, dell'organizzazione, dell'associazione Collisioni, si è fatto veramente un grosso lavoro. Ma andiamo a fare un giro, poi adesso dobbiamo fare alle 11 dove viene, c'è la commissione di vigilanza, io devo andarmene, che ora è? 11. Allora arriveremo fra 5 minuti. Qui è un grande vice sindaco, molto... Da una scuola, da un sindaco così, uno non molto, può diventare che molto grande. Molto pratico, molto concreto. Vedete che è accoppiata. Il gatto e la volpe, eh? Se possa piacere a Bordila, cacciatorini, salami, tutto, dagli agnolotti a tutto. Vediamo che a Bordila ritorni un altro anno, che sia soddisfatto nel laboratorio degli agnolotti. Fa un caldo boia, ma non bisogna... Quest'oggi stiamo cuocendo i salami cotti, perché non so da chi ha saputo o come, Bob Dylan vuole assaggiare questo salame cotto, che glielo serviremo sul terrazzo del castello. Mettiamo vitello, maiale e le verdure. Le verdure, il porri, la scarola, l'indivia. Ecco. Poi facciamo questo ripieno. Si mette anche il parmigiano, le uova, non c'è moscato. Perfetto, vede? La pasta fatta con farina e uova. Il segreto è la carne buona, la verdura delle... Io ho la fortuna di avere, non so, i miei genitori che mi preparano anche, mi piantano la verdura, mi piantano il cavolo, i porri. Quindi mi danno la verdura, il segreto è quello. Niente di più, preparare un buon ripieno, una pasta fatta come si deve, con le uova, della farina. Il Bob arriva di qui. Io abito in quella casa dove c'ho la bandiera italiana. Da lì sotto entra qui nella nel passaggio e va su nei camerini. Dalla strada dove hai filmato, praticamente lui arriva di qui. Vedi dove abito io? La casa di lì. Praticamente lui... Salvano di qua gli artisti. Va bene, vi faccio vedere i camerini ora che sono deserti. Il camerino di Bob Dylan, Subsonica, Patti Smith. È questo. No,
oggi è lunedì e siamo in attesa tra breve del grande evento. Qualche ora ormai ci separa dall'andare nella nostra posizione come Radio Collisioni, ma come TRS Radio, scendere e andarci a sistemare, non proprio sotto il palco perché ormai il palco è già quasi strapieno, insomma, la gente è arrivata presto questa mattina per prendere posto perché Bob Dylan è un grande evento, anche se era già stato qui all'interno delle Langhe con un suo concerto una trentina d'anni fa, quindi io non me lo ricordo perché allora ero ancora piccolina, insomma andavo a scuola, però sicuramente i miei genitori se lo ricordano. Che dire, tre ore? Sì, tre ore e mezza ci separano dall'evento, siamo pronti, siamo caldi, lo diceva qualcun altro, ma alla fine va bene anche per Bob Dylan. Beh, noi programmiamo Bob Dylan e Patti Smith da parecchi giorni, scegliamo dei pezzi tra i più famosi, tra i più rappresentativi del loro repertorio. Personalmente, visto che io mi occupo di redazione, scelgo come sottofondi delle interviste che realizziamo con gli ospiti quest'anno a Collisioni 2012 The Wind, brani di Dylan e di Patti Smith. Questa mattina ho inserito dei pezzi per esempio tratti da Infidels, che è un album del 1983 pubblicato in Italia nel 1984, che personalmente credo sia stata una delle cose, delle produzioni migliori di Dylan nella prima metà degli anni 80 e che segna la conclusione anche un po' della sua vicenda spirituale nata con Long Train Coming. E Bob Dylan che suona stasera sia dalle parti nostre, arrivi a Barolo, un nome che per noi è estremamente familiare, noi che siamo di Alba, ci fa sentire come proiettati in una dimensione addirittura planetaria. Come vuole che viviamo? Viviamo così a Lamberto? Viviamo benissimo. A modo dei vecchi, invece di vendere il vino bevono tutte banche di birra. Siamo nel paese della Langa del vino, c'è solo birra e Coca-Cola. Si ballava, ma si ballava dove? Nella piazza. C'era il ballo al parchetto che tiravano la corda. Prendevi il biglietto e poi ogni suonata tiravano. Non era come adesso che aprono la musica a mezzanotte. Una volta si andava a ballare al dopo pranzo, io non sono mai andata perché non male l'ho lasciato andare, però si andava al dopo pranzo e alle prima di notte poi bisognava essere a casa. Prima di? Prima della sera, prima del buio. A mezzanotte c'era tutto il ballo finito. Ma che mezzanotte? Che mezzanotte? A quelli che erano giù, a 15 di sera? Ma noi andavamo qua. Ma lui, gli altri ballavano fino a mezzanotte. A mezzanotte. Ah, nei paesi dove c'erano le feste. Ma noi, prima di buio, bisognava essere a casa. L'amore è incredibile per questo territorio, perché per la verità è un territorio che è diventato ricco, ma è diventato ricco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima è sempre stato un paese molto, molto, molto povero, e se lo possiamo anche verificare nei fatti, dai racconti di Beppe Fenoglio, cui il prossimo anno la città di Alba lo onorerà per i 50 anni della sua morte, e soprattutto nei suoi grandi racconti, come è sicuramente La Malora, che forse è uno dei suoi più grandi capolavori, raccontava che davvero con le mani si andava ad arare questa terra, quasi come se queste mani fossero le macchine per impiantare le viti, perché non era un territorio facile, era un territorio veramente difficile ed era anche un territorio povero. Troviamo sulla terrazza del Castello Falletti di Barolo, gestito dalla Barolo and Castell Foundation. Siamo a qualche ora dal concerto di Bob Dylan e davvero c'è un fermento in questa città, cittadina direi, perché ha un grande nome Barolo ma è un piccolo comune. E il fermento è incredibile, davvero anche i visitatori che entrano nel museo, un museo molto particolare, progettato da Confinot, un architetto svizzero-francese molto molto direzionato verso l'emotività e anche soprattutto sull'emozione, il colore e la storia della vite. Mi è stato raccontato da alcuni amministratori locali che hanno consegnato un tartufo
tartufo lo scorso autunno l'ex governatore dello Stato di New York, e quando gliel'hanno consegnato gli hanno riferito che era di Alba. Alba dove? Nelle Langhe. Ah, certo, nelle Langhe io conosco Barolo perché è tra Venezia e Monte Carlo. Io sono nato qua. Questo territorio è indubbiamente un territorio nobile, perché produce un vino nobile. E poi il paese di Barolo ha anche un nome che è diventato famoso, col tempo è diventato famoso. Era già famoso indietro, molto indietro, a fine Settecento, quando era un feudo e quando in pratica si è inventato il Barolo, anche se non lo si chiamava Barolo. Il nome Barolo è venuto dopo, però il paese si chiamava Barolo e il vino è sempre stato legato ai riti, alle religioni e all'edonismo. Ecco. Il vino crea euforia e procura piacere, e l'uomo ha sempre sfruttato questa grandissima, grandissima componente del vino. Il Barolo è sicuramente uno dei pochissimi vini al mondo che invecchiando migliora, nel senso che ha profumi e gusti che col tempo diventano più nobili. La mia infanzia è stata legata a dei grandi momenti di socialità che non erano soltanto legati alle stagioni, ai lavori, erano legati anche proprio a una convinzione che fosse necessario per l'arricchimento personale dell'individuo, delle persone, quello di trovarsi anche solo all'osteria, anche soltanto nella piazza, sotto l'ala. Io sono nato nel 48, per cui negli anni, chiamiamoli ruggenti, ero legato ai piaceri della musica, sicuramente, che per me sono stati sicuramente Patti Smith, Bob Dylan, Yardbird, Chet Baker, e in Italia anche, per dire, Lino Patruno o Lanni Svampa. La mia passione con Dylan è nata soprattutto dal fatto che io in gioventù, fino a non tanti anni fa, ho suonato l'armonica a bocca, che è un bellissimo strumento, e quando ho visto che anche Dylan usava questo strumento anche in modo molto personale, molto originale, no? Mi sono ancora più accanito nel volere scoprire Dylan dal punto di vista musicale e naturalmente dal punto di vista anche dei testi. L'armonica è uno strumento meraviglioso, io l'ho sempre trovato a vederlo banalissimo, ma quando poi ti metti a suonarlo e dici urca, se pa farei, non è mica così. Non ho capito cosa hai detto, Mary. Arrivo. È strano, cioè abbastanza strano Bob Dylan Barolo. Quando l'abbiamo presentato, cioè, vedevamo tutte le date, Rio de Janeiro, Rio, cioè, tutte le capitali del mondo, Copenaghen, Barolo. È abbastanza strana come cosa, speriamo che venga bene. Bob Dylan c'ha una produzione sua di 35 persone che lavorano, e più una 30-40 persone di noi di produzione del luogo. Io faccio il vice direttore di produzione, diciamo. Quindi mi occupo dal palco a un po' tutte le cose, che dalla struttura al tetto, le cose, che sia tutto a posto, le distanze di sicurezza, eccetera, 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 eccetera. Già richieste abbastanza particolari, sono in tanti, vogliono tanto ghiaccio.
tipo 70 kg di ghiaccio, poi richieste di gente che comunque è in tournée da parecchi anni, perché questo è un tour che è iniziato credo nell'88, si chiama il Never Ending Tour, quindi è una cosa abbastanza impegnativa. So dove dormirà, non posso dirvelo. Accorgimenti tecnici particolari, abbastanza rock and roll, diciamo della vecchia scuola delle tournée. E no macchine del fumo, assolutamente, perché dà fastidio a loro. E scatola nera, quindi tutto il palco schermato, che stiamo ultimando in questo momento, cercando di finire per tempo e speriamo che vada bene, ripeto, per la 32ª volta. Che la musica è una ricchezza, è una piacevolezza, è tutto, esteriore, è psicologica. Invece il vino è un personaggio che tu bevi il tuo fabbisogno e in quantità necessarie per la valutazione del tuo corpo, ti regala un piacere. Ma corporeo, non sono due cose strettamente distinte e che hanno bisogno una dell'altro nel medesimo equilibrio, come la bilancia del sale, ci vuole tutto nella vita. Mio papà era figlio unico e poi ha sempre trasmesso questo fascino del vino, perché nel complesso il vino non è una bevanda, è un complesso di amicizia. Se tu riesci a prendere la soddisfazione e dare questo piacere al tuo corpo, perché nessun mass media del mondo ti può dire il tuo vino. Tuo vino 1, 2, 3, quando vedi una persona che beve il vino, deve avere un altro sorriso, un'altra capacità di godimento. Per conto mio, Bob Dylan è un personaggio come il vino che può vivere tutta una vita. Questa sera andare a ascoltare Bob Dylan è un personaggio che io mi affascino di quello che hanno detto, però io non sono, mi siederò al mio tavolino con una bottiglia di Barolo e la berrò alla salute di Bob Dylan. Adesso con Bob Dylan è venuta una costrizione che non puoi uscire di casa perché c'è tutto negativo, c'è solo più lui che comanda la piazza. Tutto chiuso? Tutto chiuso.